stiamo cercando di collegare proprio questa generazione di voi quindicenni con la generazione del 1899 che dovete lasciare la scuola per partire in guerra, e molti di loro, dei ragazzi, non sono tornati. Quindi è una cosa importante. Questo è il primo momento del progetto, che durerà 3 anni e che quindi nel quale stiamo cercando di coinvolgere veramente tutti quanti, ragazzi, anziani, enti locali, associazioni, l'esercito, l'assocavalleria, tutti. Non sfuggirà nessuno alla nostra rete. La caserma intanto è sede del comando scuola della scuola di cavalleria, è un importante istituto a carattere nazionale, forma tutti coloro che in armi devono difendere i valori che la comunità italiana decidono di difendere, con i mezzi della cavalleria che da un bel po' di anni sono scesi da cavallo e sono saliti su un carro armato. Ma la manifestazione di oggi e la presenza dell'Associazione Nazionale Armi di Cavalleria, così come tutte le associazioni combattentistiche, vuole essere quella di cogliere come obiettivo il non dimenticare, perché non dimenticare significa anche correggere gli errori del passato, significa rispettare coloro che si sono immolati, volenti e spesso non volenti, per la patria. Perché coloro che adesso stanno costruendo il futuro, ma stanno anche conducendo il presente della nostra società, devono ricordare il sacrificio e devono trarre ammaestramento dai vecchi errori.